Allegria! Buonasera amici ascoltatori dallo studio Fiera di Milano alla puntata di Lascia o Raddoppia. Abbiamo qui il nostro concorrente, il signor Francesco Dell'Orto, che si presenta, pensate, per la storia dei dirigenti di Ducato. Signor Dell'Orto, si può accomodare nella cabina, si metta le cuffie. Regia, vogliamo trasmettere le diapositive che abbiamo preparato per il signor Dell'Orto. Spegniamo anche le luci, per favore. Proiezione della diapositiva numero 1. Lei mi deve dire chi è il dirigente raffigurato in questa diapositiva. Inoltre, l'anno in cui è stata scattata la foto. Il titolo del film e il ruolo cinematografico per cui la persona raffigurata si era candidata. Inoltre, signor Dell'Orto, vogliamo sapere anche il nome dell'attore che gli è stato preferito per una indisposizione dell'ultimo momento. Allora sì, si tratta di Giovanni Caporale, responsabile crediti di Ducato. La foto è stata scattata nel 1977 e il film per il quale era stato convocato era La febbre del sabato sera per il ruolo di Tony Manero. Gli è stato preferito John Travolta per un'indisposizione dell'ultimo momento. Esatto! Complimenti, signor Dell'Orto. Proiezione della diapositiva numero 2. Lei mi deve dire chi è il dirigente raffigurato in questa diapositiva. Dove è stata scattata la foto? Qual è la sua espressione tipica ogni volta quando gli vengono poste questioni di natura commerciale? Qual è la data in cui è arrivato più tardi in ufficio in tutta la sua vita? Si tratta di Angelo Bertucci, responsabile amministrazione e finanza. La foto è stata scattata a Cheyenne, in Wyoming, nell'estate dell'86. Qui infatti lo vediamo raffigurato da due cheerleader della squadra locale di basket, di cui era un campione. La sua espressione tipica di fronte a problematiche di natura commerciale è "io caio". Infine, l'orario cui è arrivato più tardi in ufficio sono le 7.05 antimeridiane del lunedì dell'Angelo del 1997. Risposta esatta, amici ascoltatori. Proiezione della diapositiva numero 3. Ancora una volta, signor Dell'Orto, lei ci deve dire chi è il dirigente raffigurato in questa diapositiva. Qual è la differenza di peso rispetto al peso forma di adesso? Qual è l'espressione tipica di fronte a ogni perplessità dei suoi collaboratori? È sicuramente Giovanni Terranova, vice direttore generale di Ducato, qui raffigurato in una foto di circa 31 kg fa. L'espressione tipica da lui utilizzata è tutto sotto controllo. Risposta esatta. A questo punto, come sapete, il nostro concorrente si può fermare o raddoppiare, Il signor Dell'Orto, sentiamo cosa vuole fare. Raddoppio. E siamo quindi giunti all'ultima domanda, amici ascoltatori. Signor Dell'Orto, si concentri molto bene, questa è un'occasione unica per lei, irripetibile, Se risponderà esattamente, verrà proclamato nuovo campione di Lascia o Raddoppia. Ci dica qual è l'unica cosa a cui Giovanni Terranova non rinuncerebbe mai. Non rinuncerebbe mai al condizionatore d'aria che tiene acceso da marzo a novembre, ma mi sembra troppo facile. Potrebbe non rinunciare alla maglia dell'Inter autografata da Bergomi durante l'ultimo derby della Madonnina. Però adesso che ci penso, no. Non rinuncerebbe alla scatola di sigari regalatagli da Fidel Castro in persona durante il suo viaggio a Cuba. Ai ai ai, bisogna sentire il nostro notaio qui adesso per conferma, Sentiamo il notaio. La risposta del concorrente è sbagliata. La risposta corretta, amici ascoltatori, è: non rinuncerebbe mai, crollasse il mondo, alle 2 settimane in barca in Grecia.